Gentili amiche ed amici sportivi, ben ritrovati con lo spettacolo della Serie A Team. Quinta giornata in campo allo stadio Dall'Ara, il Bologna e la Roma. È iniziato il primo tempo, possesso di palla dunque per la Roma. Tocco corto, il controllo di Pellegrini, tocco il pallone, colpito di testa da Fazio. Skorupski mette in calcio d'angolo. Margine per Kluivert, Kluivert ancora Skorupski. Due parate in rapida successione per Lucas Skorupski. Svanberg, poi il pallone messo in mezzo a cercare il colpo di testa e poi riesce ad allontanare la difesa della Roma. Il colpo di testa di Mattiello a fare da torre, nessuno però in grado di intervenire. De Maio, uscita di Olsen, non benissimo, recupera Mattiello. Mattiello si accentra, Mattiello, il gol! Passa in vantaggio il Bologna, 36esimo minuto, il primo gol del Bologna in campionato, lo firma Federico Mattiello. Allarga Cristante, tutto di prima, a cercare Kluivert, il tiro con il sinistro di Pellegrini. Cosa si è mangiato Pellegrini? Primo errore della partita di Svanberg, che per eccesso di zelo va ad anticipare Skorupski in uscita, ad anticipare il suo portiere. Inizia il secondo tempo al Dall'Ara, punteggio come detto di 1-0. Pellegrini scambia con Dzeko, Pellegrini in tre del Bologna a togliere il pallone dal piede di Pellegrini. Adesso può attivarsi il contropiede del Bologna con Falcinelli, Santander, Santander solo, il sinistro di Federico Santander, il raddoppio del Bologna, il primo gol in Serie A di Federico Santander. Una voragine della difesa della Roma, colpita, non ancora affondata ma sicuramente barcollante. Triangolazione con Okwonkwo dentro l'area, Okwonkwo si divora il 3-0, Okwonkwo. Allarga, è libero sulla destra per Florenzi. Florenzi riesce a mettere in mezzo, la coordinazione e la palla toccata da Dzeko e quindi Skorupski che la mette sopra la traversa. Perotti mette in mezzo per Dzeko che fa la deviazione sporca, ma Skorupski quest'oggi contro la sua ex squadra non fa passare nulla. A posto così, finisce con la vittoria 2-0 del Bologna sulla Roma in questa quinta giornata della Serie A Team.